Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad esplorare Bluruvia e a battere la palestra di Rudy. Quindi restate sintonizzati su questo video come se fosse una radio, quindi non ha molto senso quello che ho detto, e vi faccio vedere anche la mia squadra. Abbiamo Grovyle a livello 17, Tailow a livello 15, Torchic a livello 14 e Pikachu a livello 60, che usiamo solo in particolari occasioni, magari contro il Team Rocket o contro tipo Brock, Misty, quando o se arriveranno. Quindi, detto ciò, vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di Bluruvia come città, se vi piace, se vi piace la regione di Hoenn. Che aspettative avete per la prossima città, per la prossima palestra? Ditemi tutto quello che volete. E mettendo avanti Torchic per allenarlo. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Quindi iniziamo ad esplorare Bluruvia. Allora, salve. È come se stessi provando per settimane a battere la palestra, a ottenere la medaglia della palestra. Probabilmente mi arrenderò. Mi spiace. È davvero così dura questa palestra? Sei mai stato nella cava di granito? È davvero un'avventura, ok? Salve. Someone snuck into my secret base. Qualcuno è entrato nella mia base segreta. Ah, tu sei un allenatore, tra l'altro, caro bullo youngster. Keanu? Ah, Keanu, Reeves, lui. Ok, mandiamo il nostro bel Torchic con Flame Charge. Dovrebbe essere super efficace, ma non muore. Non muore Nincada, eh? Bella difesa al Pokémon dell'allenatore. Andiamo con Ember. Ecco fatto, dovrebbe farci salire di livello questo, sì. Livello 15, Sand Attack, no, non ci interessa Sand Attack, che sarebbe Turbo Sabbia. Non è carino, mi spiace caro. Salve. I've always wanted to sail, I wish I had a boat to do it. Questo avrebbe sempre voluto, insomma, partire per mare, però non ha mai avuto una barca. I ran into this guy in the cave and he gave me a rock. Ho incontrato questo ragazzo nella caverna e mi ha dato una pietra. Non penso che la voglia, quindi te la do. E ci dà una pietra lunare, così. Molto easy. Quindi non vedo perché non prenderla, passate di sotto e prendetevela. Questa è la casa di Mr. Brini. Colui che ci ha portato qui con Pico. Credo sia lui, appunto. I use this in the cave. Ho usato questo nella caverna. Vorresti imparare Hyper Voice? Questo potrebbe insegnarci Hyper Voice, ma nessuno dei nostri Pokémon può impararlo. Unlucky. Vediamo tu cosa vuoi. Che fantastica squadra che hai. Prova a dargli una di queste. La Silk Scarf dovrebbe essere la sciarpa di seta che aumenta le mosse di tipo normale. I hear there are some runs once through the cave. Ho sentito che ce ne sono alcuni rari nella caverna. Ma di cosa? Di Pokémon o di pietre? Perché la cava di granito è famosa per le sue pietre rare. Allora, contro Tentacool converrebbe sostituire il Pokémon e mandare Tailow. Assolutamente. Vediamo cosa usa. Acido. Ok, Tailow resiste abbastanza bene. Andiamo poi con attacco d'ala. Tailow è cazzato, eh. Così usa Volgibotta. Tailow fa male quando colpisce. A Onna. Buono. Proprio. Don't you know to be quiet? No, non sai stare tranquillo. A questi ve lo stanno probabilmente pescando. E noi siamo andati lì a rompergli le balle. Allora lui manda un Magikarp, quindi penso che Torchic possa tranquillamente batterlo con un attacco rapido. Ecco qua. E si usa pure Splash. Facciamo prendere un po' di punti esperienza al nostro Torchic, poi in caso cambia un Pokémon. Mandiamo Tailow. Anche se Tailow potrebbe prendersi un bel po' di punti esperienza direttamente nella palestra. Quindi lasciamo ancora Torchic, così prenderà un po' di punti esperienza. E forse lui non ha attacchi di tipo acqua. Prima ho usato acido. Ah no, ok, è Water Gun. Però è talmente più debole di me che non può battermi. Andiamo quindi con il nostro Torchic a livello 16. Dovrebbe evolversi in teoria. Vuoi cambiare Pokémon Magikarp? No, lasciamo Torchic. E andiamo qui con attacca. Allora, lo farò evolvere solamente fino a Combusken, perché poi Ash non ha Blaziken. Però iniziamo ad ottenere Combusken, che è comunque una buona cosa. Piuttosto che avere Torchic al primo stadio. Eccolo qui. Torchic si evolve e diventa Combusken, che devo dire che è un gran bel Pokémon a livello di design, mi piace davvero tanto. Eccolo qui. Congratulazioni, Torchic si è evoluto in Combusken. Doppio calcio, assolutamente sì.
Assolutamente sì, al posto di Growl, che non ci serve a nulla in PvE. E ecco fatto. Più che altro in una ROM che non punta sulla difficoltà, quindi sono abbastanza inutili quelle mosse. Salve, Karateka. I think it's awesome to, that Broly lives here. Penso che sia davvero fantastico che Rudy viva qui il capo palestra. Vorrei allenarmi con lui tutto il giorno. Va bene. Anzi, riesco ad allenarmi con lui tutto il giorno, ci ha detto effettivamente. Andiamo a darci una curata ai Pokémon. Ecco qua. E dopo aver esplorato praticamente in maniera completa Bluruvia, non penso ci sia molto altro da fare qui. Potremmo andare nella caverna di granito oppure guardate, potremmo provare a fare una pescata. Allora, Old Rod. E qui dovrebbe poter spawnare Wingull, che non abbiamo ancora catturato tra l'altro. Andiamo ancora con l'Old Rod. Eccolo qui, l'amo vecchio. Sempre se magari peschi qualcosa, bravo Ash. Tira su un bell'uccellazzo. No, niente, ha tirato su un tentacle inutile. Ragazzi, è andata così. Fuga. Proviamoci un'ultima volta. Vai. Nativa Amiibo. Sì, un'ultima volta, però intendo. Cioè, un'ultima volta con un Pokémon che viene su. Per vedere se magari viene su il nostro buon Wingull. Ma a quanto pare no. A quanto pare Wingull. Qui li hanno pescati tutti loro. Niente, andiamo via allora. Qui davvero li hanno pescati tutti loro. Andiamo nella palestra. Salve a tutti. Dov'è Guido? Hanno licenziato Guido, ragazzi. No, volevo semplicemente metterlo davanti. Ecco fatto. Hanno licenziato Guido. Basta. Ah no, qui è qua. Rudy usa Pokémon di tipo lotta. Sono deboli contro volante e psico. E sono forti invece contro normale, ghiaccio, buio, roccia e acciaio. Sono resistenti a coleottero, buio e roccia. Va bene. Andiamo contro questo Karateka. E vediamo di batterlo. Adeki si chiama lui, va bene. Manda in campo Meditite. E noi usiamo Wing Attack, dovrebbe essere super efficace. Addio Meditite. Come vi dicevo, Swellkailu si sarebbe allenato parecchio dentro questa palestra perché useremo praticamente solo lui. Tam, via. Attenzione, non riesce a battere Machop, attenzione, eh. Attenzione, Machop non viene battuto da un attacco d'ala di Tailow. A livello 16. Un altro Meditite, invece lui sì. Lui viene battuto tranquillamente. Ok, resiste. Ha usato resistenza. Oh, sì, resistenza. Dovrebbe essere focale energia. Focale energia aumenta tutti i colpi, non li fa resistere in questo modo. Ok, andiamo. Broly will never lose to you. Ah, davvero? Rudy non perderà mai contro di me? Io adoro questa sicurezza che hanno gli allenatori. Shauna si chiama lei. E contro Shauna andremo di volo. Giustamente, si è pure fatto male. No, dai, ha mancato l'attacco. Tailow ti sei meritato quindi morire. Hai fatto proprio una cosa stupidissima, hai fatto. Cioè, missare volo davvero ce ne vuole. Ecco fatto, via. Si è perso un botto di punti esperienza il nostro Tailow. A questo punto guardate, torno a curarmi. Non taglio perché sono letteralmente qui, a due passi. Peccato che non ho ripreso Wingull però. Magari lo faccio fuori dal video, per continuare a completare il mio Living Dex. Ecco qua. E tra l'altro nella cava di granito ci dovrebbero essere un bel po' di Pokémon nuovi, in teoria. Da catturare di Hoenn. Ok, proseguiamo. Altra allenatrice qui, eh. Vai. Ready to rumble. Va bene, ramboliamo. Contro Lilith. Allora, volo. E questa volta però non fallire, per favore. Ecco, volo gli fa abbastanza male da morire sul colpo. Dai, di quanto non sei salito di livello? Di quanto? Andiamo di Wing Attack. Ah, si protegge. Andiamo ancora di Wing Attack. Hai solamente ritardato la tua morte. Livello 17 per te, lo double team, no, grazie. Grrr, proprio grrr. Cazzata, eh? E siamo arrivati da Rudy. Eccolo qui.
Spero che tu sia pronto. I miei Pokémon si sono allenati contro le onde del mare per anni. Questa non sarà una vittoria facile per te. Già che capisci che sarà una vittoria, è una buona cosa. Andiamo poi a Grovyle contro Pokémon di tipo lotta, meglio Grovyle di Combusken. A meno che Combusken sia di tipo anche volante, non credo assolutamente no. Allora, Wing Attack. Anche se avrei dovuto usare volo, mannaggia me. Questo fa male, infatti. Andiamo ancora di Wing Attack. Ok, il primo Pokémon di Rudy è stato battuto. E tocca ora a Makuhita. Livello 14, vediamo se con volo riusciamo a tirarlo giù. Arm Thrust. Perfetto. One hit KO. Beh, è stata una vittoria davvero difficile, Rudy, eh. Davvero. Questo però, manca qualcosa qui. Una battaglia qui dentro non è abbastanza per essere completamente coinvolti, diciamo così. Incontrami al percorso 106. E niente, raga, cioè, adesso si sono presi con questa cosa che vogliono... Ti vogliono fare sfidare il capo palestra più volte. Era già successo con Chiara, se vi ricordate, e il suo Miltank. È successo poi anche con Sandra. Ed ora succede ancora qui, con Rudy. Ok. Curiamoci un po'. E a questo punto iniziamo ad andare nella cava di granito. Proviamo un'ultima volta a pescare qui. Vedere se esce Wingull. Così giusto per vedere, eh. Niente, cioè, davvero assurdo. Non esce niente in sta Blurugia, ma dovremmo essere su un'isola e non si pesca niente. Cambiamo spot un attimo. Mettiamoci qui. Vediamo se era là che avevano pescato tutti i pescatori. No, niente, nemmeno qua esce qualcosa. A questo punto, raga, entriamo nella cava di granito. Qui c'è una caramella rara, quindi prendetela subito. E incontriamo dei Pokémon. Vediamo un po'. Loudred. Non abbiamo ancora Loudred, quindi catturiamolo. Allora, attacco rapido, non dovrebbe ucciderlo. Perfetto. Ed ora tiriamogli una bella Mega Ball. Vai, così. Ah, esce. Ok, si aumenta l'attacco. Vediamo di catturarlo subito prima che faccia casino. Ah, però... Stronzo sto Loudred, eh. Proviamo una Ultra Ball. Ok, preso, buono. Buono così. Telu si prende un po' di punti esperienza, meritati. E non diamo alcun soprannome a Loudred. Proseguiamo un attimo qui. Altro Pokémon, un Makuhita. Altro Pokémon che non abbiamo. Allora, andiamo di attacco rapido. Ok, ci abbassa la precisione, ma tanto non ci serve della precisione per tirare una Pokéball. Vai così, Pokéball. Vediamo. Dai che lo prendi. Ottimo. Altri due Pokémon presi. E livello 18 per Taillow. Guts Pokémon, va bene. A questo punto sapete cosa, ragazzi? Dato che comunque siamo intorno ai 15 minuti, direi di non andare oltre nella cava di granito, ma metterci di nuovo qui a pescare e prenderci quel Wingull maledetto. Dai che sei tu. Dai che sei tu, Wingull. Non ci credo. Un altro Tentacool? Perché? Proviamo di nuovo, eh? Vai. Così da fare direttamente nel prossimo episodio la cava di granito e il rematch con Rudy. Dato che comunque la cava di granito dovrebbe essere relativamente lunga. E dovremmo comunque arrivare ad un altro percorso. Dai, e forza. Anzi, sapete cosa? Sapete cosa vi dico? Il cavolo che facciamo questa cosa. Il cavolo, per non dire un'altra parola. Andiamo nella cava di granito e completiamola. Completiamo direttamente ora, Rudy. Va bene? Completiamolo ora, Rudy. Andiamo nella cava di granito e andiamo avanti. Vediamo un po' cosa ci aspetta qui dentro. Altri Pokémon? Un Abra? Davvero? Fortunatamente quelli di Kanto ce li abbiamo tutti. Non dobbiamo più preoccuparci. Esploriamo bene questa cava di granito.
Oh, Sebolai! Lui invece non ce l'abbiamo. Ho paura però che con un attacco d'ala lo ammazzi. Vediamo. Anche se effettivamente è uno stadio, infatti. È un stadio unico, non dovrebbe essere così debole in realtà. Vai, Mega Ball su Sebolai. Mi piace come Pokémon Sebolai. A me non ha mai detto niente, eppure è molto particolare come Pokémon, come vedete. Però boh, non è mai riuscito a entrare nelle mie grazie. Anche su Pokémon Go lo odiavo. Ok, mi sa che servirà una Ultra Ball anche per lui. Tanto di soldi ne abbiamo abbastanza, non stiamo a lesinare sulle Pokéball. Ah, esce? Ma cos'è di Cash Rate questo? Scusatemi. Sembra un po' strano che sia così difficile da catturare un Sebolai a livello 12 vita gialla. Guardate, non entra. Solo che se faccio un altro attacco questo muore. A meno che mandi con Basken con Braciere, però dai, l'ho catturato, quindi va bene così. Altro Pokémon preso. Tipo Buio e Spettro. Se non sbaglio lui non ha debolezze, giusto? Con Buio e Spettro come tipi. E sotto c'è forse un allenatore. Altro Sebolai. Non mi interessi, addio. Salve. Steven, piacere di conoscerti. Sei venuto anche tu qui in cerca di rocce? Beh, non c'è problema. Quindi stai cercando un modo per raggiungere il percorso 106. Ti suggerisco di guardare vicino all'area con quelle strane rocce. E ho trovato anche questo. Non mi serve, quindi te lo do. Ok, ci dà anche ala d'acciaio. Che potremmo direttamente insegnare a Taillow, forse. Vediamo. Ala d'acciaio non è male, eh. 110, vai. Sì, Taillow lo può imparare. A questo punto glielo insegniamo al posto di Focus Energy, che non ci serve a nulla. Ricordiamoci che comunque Steel Wing ha il 90% di precisione, quindi usiamola con parsimonia. Ed ecco fatto. Altro Pokémon, altro giro, altra corsa. Meowile! Oh, non abbiamo nemmeno lei. Lei è di tipo acciaio. E ci è stato Intimidate. Usiamo Steel Wing anche noi. Oh! Fairy Wind! Incazzata Meowile, eh? Buono, pur avendo il 90% di precisione, ha attaccato tutte e tre le volte. Ed ora si va con una bella Great Ball. Vai, catturiamo anche Meowile. Forza, forza, forza. No, dai! Entra, stupida Meowile. Mettiamo una Ultra Ball anche su di lei. Non badiamo a spese. Praticamente in questa grotta ci sono tutti i Pokémon di tipo acciaio. Manca Aron e poi mi hanno trovato, mi sembra, tutti i Pokémon di tipo acciaio di questa gen. Tipo acciaio folletto gli hanno dato anche. Va bene. Ok, devo trovare. Ah, attenzione. Attenzione, c'è magari un trucchetto da scoprire qui. Oh, Aron! Mi ha trovato anche lui. Vai, prendiamoci anche Aron. Andiamo di Steel Wing. E poi di un bel attacco rapido che non dovrebbe essere molto efficace, quindi gli fa poco. Lo facciamo magari anche un'altra volta, un altro attacco rapido. Tiriamogli ancora un po' giù la vita e poi catturiamolo. Vai, Pokéball contro Aron. Ve l'avevo detto che qui avremmo trovato un bel po' di Pokémon nuovi da catturare. E infatti. Aron preso. Perfetto. Adesso riusciamo a trovare il posto giusto dove salire quassù. Vediamo, qua potrei mettermi anche un bel repellente in realtà, perché credo che di aver catturato tutti i Pokémon che possiamo trovare di nuovo in questa grotta, quindi andiamo di repellente. Bag. Items. Dovrei avere dei repellenti, sì. Questi qua ha raccolto Fampi con la sua abilità. Allora, mi ha consigliato di guardare vicino alla. Ah, eccola qua, vicino a questa strana roccia, che era questa, a quanto pare. Quindi venite qua, cliccate lì e verrà rivelato il passaggio. Qui c'era anche una Pokéball da prendere, quindi direi di andarla a prendere. Sì, mettiamo un altro repellente. No, un Max Repel, volevo mettere quello piccolo. Mannaggia me. Ok, un'altra pietra stante. Buono.
Niente, volevo mettere il repellente piccolo che sarebbe stato perfetto per quest'altra piccola zona di montagna. Oh, Brock! Ehi, hey, Glacial, cosa stai facendo a Doen? Battere palestre, ok. Avrei dovuto immaginarlo. Io qui sto cercando di migliorare me stesso come allevatore di Pokémon. Una bella battaglia mi aiuterebbe. Va bene, Brock. Va bene, anche per... grazie per avermi colto di sorpresa appena uscito dalla grotta, in famella, e aver mandato Fortress a livello 42, ma non ti vergogni? Mandiamo Pikachu subito. Ecco qui ragazzi, mettete davanti Pikachu prima di uscire dalla grotta, altrimenti uno dei vostri Pokémon si beccherà un botto di esperienza a caso. Break break. Vai, ancora break break. Ma quante punte mette? A questo ha messo talmente tanto punto che se metto in campo un mio Pokémon, quello muore. Ecco Taillow che prenderà un botto di livelli, è purtroppo andata così, ragazzi. Aerossalto. È meglio di attacco d'ala? Sì, perché non può fallire. Sì, quindi vai al posto di attacco d'ala. Ok. Userà Lotad. Sì, cambia un Pokémon contro Lotad tipo acqua. Direi di mandare Grovyle, che è rimasto un po' indietro con l'allenamento. Vediamo quanto danno prende con 3 punte messe. Per me mezza vita già toglie, vediamo. Ah no, dai, almeno così tanto. Allora, contro lui andiamo di Mega Drain. Dovrebbe essere normalmente efficace, tipo erba acqua lui dovrebbe essere. Ecco, Razzleaf non mi fanno nulla. Mega Drain. Ecco qua. E sono fresco come una rosa. Altro Mega Drain. Easy. Mudkip, lasciamo il nostro Grovyle. Con un Mega Drain dovrebbe essere in grado di one-shottarlo. Ah, invece no. Mudkip non è ancora tipo terra. Forse è solo tipo acqua ora. Mi sarei aspettato un danno 4x. Ok, abbiamo battuto Brock. Even after I got some new Pokémon, anche dopo aver ottenuto le nuove Pokémon, sottinteso lo battiamo. E il nostro Taillow si evolve in Swellow. Con un boost dell'esperienza un po' drogato dal fatto che ha preso parte alla lotta contro Fortress a livello 40. Però abbiamo il nostro Swellow. Grazie, ho imparato molto da questa battaglia, ci vediamo in giro e se ne va sul suo overboard, immagino. E qui troviamo un iconico Corphish. Prendiamolo. Sì. Abbiamo ottenuto il buon Corphish. No, non gli voglio dare un soprannome. E lo andremo a prendere immediatamente dopo aver sconfitto Rudy, che è qui da qualche parte. Come sei arrivato qua giù? Credo che trovare il percorso sia troppo facile di questi giorni. Dovrò cambiarlo. Beh, visto che ce l'hai fatta ad arrivare fin qui. Would you like to take one of the older Mudkip that I can't keep long? Ok, sì, si regala un Mudkip. Molto volentieri. No, non voglio dare un soprannome a Mudkip. E Rudy esattamente dov'è? Qui dentro? Sì, qui dentro. Eccolo qui, Rudy. Pronti? Allora, diamo una curata al nostro Swellow. Con una pozioncina, magari. Eccolo qui. Vai, così dovrebbe andare. E combattiamo di nuovo contro Rudy. Sei un allenatore molto forte, quindi meriti questo tipo di battaglia molto più intensa. Facciamolo. Vai, andiamo con Swellow, Grovyle e un altro 2v2. Vai Rudy, mostrami quello che sai fare. Ah, ma combatti con gli stessi Pokémon dell'altra volta, ma allora boh, cioè, che senso ha sta cosa? Vai, Aerial Ace. Pensavo almeno sarebbero saliti di un po' di livello, invece no. Ah, ok, arriviamo. Ok, no, allora ritiro quello che ho detto. Ha senso. Ok. Con avanzi? No. Ah, ok, Baccacedro. Sembrava strano recuperarsi così tanta vita con avanzi. Ok, abbiamo battuto anche su Ariyama. Livello 23 per Swellow. Eccellente. Ecco cosa volevo vedere. Uno Swellow che tirava, volevo vedere. Ti sei meritato la medaglia a pugno, credo sia, medaglia Knuckle. E anche questa MT, Focus Blast. Cos'è? Non mi ricordo come si viene tradotto in italiano. Quello che spendi 2 turni comunque. A Powerful Special Attack. Focus Blast. Vediamo un attimo cos'è. Back. Bag, anzi, non back.
E Focus Blast dove me l'hai mandato? Dove me l'hai mandato? Non mi ricordo il numero. Eccolo qua, Focus Blast. Ah, non è Forza Sfera. Dovrebbe, forse è Forza Sfera. Infatti con Baskin potrebbe impararlo, direi di insegnarlo a lui. Ah no, non è Forza Sfera, no, 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 assolutamente no. Non mi ricordo come viene tradotto in italiano questo. In ogni caso non glielo insegno. Troppo poca precisione, 70% no. No, non voglio insegnarglielo, gioco, grazie. No, ho detto che non voglio insegnarglielo, gioco, per favore. Grazie, via. Perfetto. A questo punto, un attimo, parliamo di nuovo a Rudy, vediamo cosa ci dice. Be sure to go with the flow when you get the chance. Assicurati di seguire la corrente. Boh, va bene. Andiamo con volo e ritorniamo a Beaufort Town, ovvero Bluruvia. Abbiamo battuto per ben 2 volte Rudy. Ci siamo presi la medaglia. Eccoci qua. E a questo punto, prima di concludere il video, andiamo a mettere a posto i nuovi Pokémon che abbiamo preso e prendiamoci Corphish. Assolutamente. Summary. Vediamo un po' Corphish. Allora, Shell Armor. È protetto contro i colpi critici, niente male. Ha molto attacco, che viene anche aumentato dalla sua natura, e difesa speciale invece viene diminuita. Va bene. Ha Crabhammer, fortissima. Sarebbe martellata se non sbaglio. Bubble Beam, ottimo. Vice Grip e Harden. Vabbè, Harden glielo toglieremo immediatamente. E forse anche Vice Grip, che non è proprio chissà cosa. Prendiamocelo e mettiamocelo in squadra. Al posto di Loudred, ovviamente, che lasciamo immediatamente giù. E tu sei il numero 294. Quindi 399, 98, 97, 96, 95, 94 qua. Poi vediamo un po' altri Pokémon da sistemare. Il buon Aron, che sei il numero 304. Facile anche lui. 1, 2, 3, 4. Tac. Poi abbiamo Vrumpol già messi a posto. Mantichi per il numero 258. Quindi 41, 46, 52, 58 qua. Mentre Mewile, Summary, 303. Andiamo a prenderlo e spostarlo qui. Ed infine Sableye. Sableye sei il 302. E che carini, erano già in ordine. Ecco fatto. Dovremmo aver messo a posto tutti. Di qua infatti non c'è nessuno. Ottimo, dai, abbiamo inserito anche nuovi Pokémon nel nostro Living Dex. Non tantissimi per carità, però niente male di essere negli strumenti, no. Questi sono quelli che avevamo già fatto. Di essere negli strumenti lui nemmeno. Mudkip, neanche. Però Mudkip ci servirà per fare delle uova e farle evolvere comunque. Perfetto, abbiamo anche il nostro Corphish. Direi di metterlo davanti. Ecco qua. Tac. E a questo... Ah, vero, Makuhita devo lasciare giù. Perché mi sto portando dietro Makuhita? Mi ero dimenticato di lasciare nel box anche lui. Tac, Summary. 296. Vieni con me. 399, 98, 97, 96. Qui. E abbiamo anche il buon Makuhita messo a posto, come si deve. E quindi... Dopo aver esplorato Bluruvia, combattuto Rudy, ottenuto la medaglia Pugno e ottenuto il nostro bel Corphish, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!